A partire dal prossimo autunno, anche gli abbonati avranno l'obbligo di timbrare il proprio tesserino. Chi era abituato a salire sul bus e cercare posto per sedersi, prima di accomodarsi dovrà fermarsi davanti alla macchinetta blu per il riconoscimento del documento di viaggio. I passeggeri si adegueranno a comportarsi come stanno già facendo davanti ai tornelli della metropolitana: esibire il documento, attendere che la macchinetta riconosca il tesserino e passare oltre. Cosa ne pensano i torinesi? Chiaramente dal punto di vista organizzativo e tecnico può risolvere dei problemi. Bisogna vedere se tutte le persone sono in grado di gestire questo tipo di servizio. È molto legato secondo me al tipo di utenza e in genere gli utenti sono anche anziani, quindi bisogna valutare questi aspetti. Era ora. Punto. Non sono così contraria, nel senso che è giusto obliterare il biglietto ed assicurarsi che tutti ce l'abbiano. Giusto, giusto. Sì, giusto così. Ma se sono abbonata non vedo il perché anche dovrei bollare. Bene, bene, è giusto che sia così. Beh, mi sembra una buona risposta alle difficoltà economiche che può avere l'azienda dei trasporti e la città di Torino. E poi mi sembra anche un gesto di civiltà. E se gli abbonati sono già abbonati, perché è obbligatorio? Cioè, non riesco a capire. Migliorerà quindi il servizio e migliorerà la qualità. Non so dirglielo questo, non saprei proprio dare una proiezione su questo aspetto ad oggi, però bisogna valutare un po' tutte le esigenze di ogni persona. Spero di sì. Non lo so, speriamo sempre in bene, no? Ma speriamo comunque, al di là dei problemi che possono avere, non funziona poi così male. Ho visto città peggiori. Vanno sempre a peggiorare questi servizi, invece che migliorare. No comment. Io penso di sì. E se tutti quanti pagano, sì. Se comincia da qualcuno a non pagare, sicuramente il servizio sarà sempre lo stesso. No, non credo. Chi non vuole prendere il biglietto non lo prende. Speriamo, bisogna cercare di fare qualcosa, insomma, anche per risanare un pochettino le cose che non vanno. L'importante è fare qualcosa, provarci. Se ci riusciamo, ben venga. Questa nuova regola arriva di comune accordo tra Regione e Agenzia per la Mobilità. Si tratta di un sistema rivolto a intensificare i controlli sociali dei portoghesi, fino ad ora liberi di confondersi tra i reali possessori di un abbonamento. Proprio per evitare questo, la Regione e l'Agenzia vorrebbero preparare delle sanzioni su misura. Il Comune non è d'accordo. L'assessore alla mobilità, Maria La Pietra, punta verso l'idea della campagna informativa. Un bip per misurare il numero di passeggeri che frequentano le singole linee di trasporto. Attraverso questo indicatore, l'amministrazione comunale tenterà di regolarsi quando si tratterà di riordinare la rete cittadina di bus e tram.